Il feticismo delle merci è tutt'oggi al suo apogeo. Il carattere feticcio della merce c'è persino nel dizionario Zingarelli, a proposito delle automobili. La forza, il fascino, la magia che sprigiona le merci e che ha dato adito alla lettura di Guy Debord con la società dello spettacolo delle merci, dello spettacolo integrale e assoluto, di quel che tra l'altro è dato come valore relativo da Marx stesso. Nel primo libro del Capitale è noto che c'è questa elaborazione del feticismo delle merci, nell'ultima parte del primo capitolo del primo libro. E curioso che sia questo il libro che il filosofo Louis Althusser diceva che era meglio lasciare da parte, leggersi gli altri tre libri del Capitale, perché era particolarmente difficile e ne avrebbe dato lui una lettura, una traduzione, cosa che non c'è mai stata e che se fosse stata, avrebbe comportato qualche variante anche rispetto all'epilogo della vita del filosofo, che non è stata delle migliori, nonostante abbia dato nascita a quella che tutt'oggi è l'intelligenza francese, una buona parte, da Bernard Henri Lévy a Régis Debray, per esempio. Marx si chiede qual è l'arcano, qual è quel nesso che è dato come falso nesso nella merce e che avrebbe questo valore che non ha. Spiegare il valore d'uso di una merce è la cosa più semplice, anche per bambini. Capire invece il valore di scambio delle merci è un'altra cosa. La soluzione, il risultato, la risposta che dà Marx alla questione del feticismo delle merci, che è connessa, è intrinseca alla risposta stessa che dà all'enigma della storia, e questa sua risposta è il comunismo, è data con le ragioni economiche, le ragioni della produzione delle merci. Letteralmente, qual è il tempo di lavoro per la produzione delle merci. Con questo si intende la valutazione relativa, è Marx che dice questo relativo, dice Marx, la determinazione della grandezza di valore mediante il tempo di lavoro è quindi un arcano celato sotto i movimenti appariscenti dei valori relativi, ecco il relativo, relativi delle merci. Ma non rende ragione, per esempio, della sopravvalutazione, che sembrerebbe qualcosa di vicino al feticismo stesso. Come intendere il valore di un'opera di Fontana, di una tela con un taglio, rispetto al valore, non tanto della tela, dell'intelaiatura e degli strumenti che sono occorsi per produrre l'opera. Ma anche rispetto a quella che potrebbe sembrare oggi una sobria valutazione di mercato di un artista che si sia fatto conoscere. I miliardi pagati per il toro nella formalina di Hirsch rimangono appunto un mistero che nemmeno la spiegazione economica del tempo di lavoro per la produzione delle merci dà. Non è che Marx non intenda che c'è dell'altro. Infatti dice che a prima vista una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. Quindi avverte che c'è la questione della metafisica e avverte che c'è la questione della teologia. Potremmo anche dire che la metafisica è la questione teologica per l'ateismo oggi.
o se vogliamo era del paganesimo. Non che Freud dia una soluzione, ma la via che prende per elaborare la cosa è altra, ma risponde alle stesse esigenze teoriche di Marx. Si tratta dello stesso feticismo. In che senso? Intanto c'è questa questione negli esempi che dà Marx stesso nel Capitale, e nell'edizione originale, perché in altre non ho più trovato questa referenza, Marx cita in nota un poeta francese, che non ho reperito, e lo cita in francese, nell'edizione in tedesco, e dice che le merci sono come femme folle de leur corps, come donne folli, impazzite, invasate nel loro stesso corpo. E l'esempio che dà del tavolo non è proprio un tavolo, perché è gambe all'aria, che sgrulla meraviglie. E quindi questo aspetto già va in direzione della questione per dire così, insomma, di una scena erotica di queste merci che non possono andare da sole al mercato come Marx si chiede. E per Freud l'essenziale qual è? Nello scritto del 27, dal titolo appunto Il feticismo, dice che il feticcio è un sostituto del fallo della donna, tra parentesi la madre, al quale ha creduto il bambino e a quale noi sappiamo perché non vuole rinunciare. Non vorrebbe rinunciare per una fantasia di castrazione, perché teme la castrazione. E il feticcio come sostituto del fallo. Il feticcio, no? Che deriva da fittizio, no? Il fittizio, il fatto, non l'atto, il fatto, come l'immagine fatta, l'immagine che non c'è nell'esodo. Strana traduzione che noi diamo di nomi. Nell'esodo c'è non ti farai immagini, e l'immagine che non ti farai è l'immagine che i tutti vorrebbero fare. Questa immagine fatta è fantasma, è immagine dell'immagine, è immagine di quel che non c'è. Fantasma appunto all'etimo di copia, e come ha ben reperito Jacques Derrida. Il feticcio come sostituto del fallo è ancora nella matassa aggrovigliata di cui parla Marx, perché il fallo è feticcio. La logica del fallo è la logica del fittizio, la logica del fattizio, è la logica che non c'è, è la presunzione della teologia politica che ci sia una gerarchia naturale, naturale, e che sia specchio di una gerarchia celeste, di una gerarchia divina. Non è solo dell'Occidente questo, è anche dell'Oriente. Noi andiamo a leggere Confucio, andiamo a leggere il shintoismo, gli dei del Giappone, la questione rimane sempre quella. Ci sarebbe un'altra scena, più o meno celeste, più o meno divina, che emanerebbe, insomma, gli umani come loro immagine riflessa. La teologia politica è questo, la soluzione che dà il comunismo è quella del naturalismo, per Marx stesso. E questo naturalismo qual è? È il naturalismo di un'altra gerarchia, sempre con l'ipotesi dell'egualitarismo, che è giustificata. Deus sive natura, Spinoza. La natura del comunismo è come la natura del capitalismo, è l'innaturale, è il fittizio, è il feticismo stesso. La merce senza più feticismo, la merce nella parola,
è il frutto del qui pro quo, è il frutto del lapsus, del sintomo. Una cosa per l'altra, che altro è il mercato se non una cosa per l'altra? In uno scambio che non è di equivalenze, ma in cui entra in gioco ciascuna differenza assoluta, la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro.